solo alla fermata, forse voglio rotolare senza freni e mani in tasca fino qua. Voglio rimanere a galla, voglio masticare la gomma dentro al sacco mille fiori di città e ritrovare il silenzio che interrompe il cielo e ricolora i tuoni. Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV, io sono in questo luogo suggestivo, poi vi racconteremo, e sono con due grandi, ma vi dico solo una parola: extra liscio. Vediamo chi dei due si illumina. Lui è extra. E tu sei liscio, allora extra e liscio. Da extra, Mirko Mariani. Extra liscio, da dove nasce? No, io sono liscio, lui è extra. Ragazzi, decidetevi. Gianni e Pinotto, ragazzi. Siamo partiti così, ma poi è successo che la verità è un'altra. Che i veri extra sono questi signori qua, Johnny Moreno, Mauro Ferrara, loro sono i veri extra, Fiorenzo Tassinari. Io sono liscio, liscio, liscio proprio. Liscio come rispetto noi. A loro, sì. E quel pensiero dal sapore del cioccolato mi riporterà fin qua. Morino con Ficconi, avete già conosciuto nelle puntate precedenti. Moreno, extra liscio. È frutto di un incontro alla Casa dei Sonora con Riccarda, che ha voluto far conoscere Moreno a Mirko e Mirko a Moreno. E quindi ci siamo visti lì per la prima volta, è stato subito un amore a prima vista. Ecco, c'è questo scambio. E... Io lo amo Moreno. Ma Riccarda era consapevole di ciò che metteva insieme? Secondo me lei ha avuto un dall'alto, forse suo padre l'ha indirizzata in questa direzione, gli ha detto: qui Riccarda devi mettere insieme queste due persone perché può succedere qualcosa. Secondo me sta succedendo qualcosa di importante. Io non mi sono mai divertito così in vita mia. Bello. Anche se la musica, fin da piccolino, che quando scegli di diventare musicista, no? Sì. In una famiglia dove la musica è vista un po' come il diavolo, perché comunque, sai, il babbo muratore, la mamma parrucchiera, il figlio musicista proprio esce un po' fuori da quella traiettoria, dalle traiettorie della via subito lì, no? E allora effettivamente la musica l'ho sempre vista come divertimento, è un lavoro che però ti fa anche molto divertire, oltre che anche tanto soffrire, perché la musica comunque ha i suoi percorsi, come tutte le cose, insomma, però questa volta ho superato gli inizi. Mi diverto come un bambino che quando ricevi un regalo, prende sotto l'albero, che aspettavi la macchinina, è arrivata la macchinina, Moreno la mia macchinina. E dentro il pacco però, oltre a Moreno, c'era Mauro, c'era Tassinari, c'era un po' di quella che è la genialità musicale di Mirko e tutto, insomma, un gran regalo di Natale. Mariani. Io direi che boh, no, lo so, non lo so. Cioè, se io vi chiedo estraliscio, voi dite boh, non lo so. Boh, no, perché se sapessimo cos'è estraliscio non ci divertiamo così tanto. Però che non sappiamo cosa può succedere stasera è il massimo. Perché se mi chiedi cosa succederà stasera, non te lo posso dire perché mi ha chiesto Moreno, giorno di fa, porta il libro che facciamo la scaletta, tu lo vedi il libro qua? Non c'è. Cioè, quello che succede, ci sono i tavolini intanto per cominciare, sicché, hai capito? Sono i tavolini, sicché inizieremo da qualche altra parte, non so, finiremo da qualche altra parte ancora. La cosa più bella è questa qua, che qui non è l'extra liscio, è solo il titolo, ma la vera forma è il punk da balera. Il punk da balera vuol dire liberi, divertimento, senza troppe regole, senza troppe divisioni, cioè, la musica è una. Come diceva Duke Ellington, quella bella e quella brutta. E noi col nostro piccolissimo, paragonandoci a Duke Ellington, voglio dire, cioè, siamo veramente sotto, però noi cerchiamo solo di fare la musica che a te ci piace, che ci diverte. E visto che quando si fa la musica di genere, qualsiasi genere questo sia, se fai rock, genere, devi rimanere in un genere, perché se esci fuori diventa un po' un casino poi collegarsi.
La cosa bella di questo extra liscio è proprio questa cosa qua, questo punk da balera. Questo ci permette di tirare fuori, Moreno sono convinto che tira fuori delle cose che lui aveva dentro ma in questi anni non l'aveva mai tirato fuori, no, ma come anche per me è la stessa cosa. Limito. Sì, che la cosa bella è quella lì, la musica è libera. Allora, quindi queste quattro canzoni che sono già al vostro attivo di Extra Liscio. Quattro. La fermata, Bella notte di Riviera. Intanto hai già le tue hit. Alla fermata, Bella notte di Riviera, poi Riviera Romagnola. Ciao d'amor. Allora, diciamo, perché abbiamo fatto, noi siamo concentrati su quelle quattro canzoni e poi il resto abbiamo cercato di dare una contentata a tutti, no? Però diciamo che hai ragione, le canzoni sono quelle quattro lì. Sono quelle quattro lì, sì, hai ragione. Però dopo abbiamo messo anche altre canzoni, abbiamo dato spazio per dire a Michele Orvieti. Michele, capito, tutti gli altri musicisti, perché sai, poi noi siamo un'orchestra vera, abbiamo anche la cantante, abbiamo Baby Moira noi, che sarà nel prossimo disco che cominceremo a registrare, penso anno nuovo, no Johnny? Che dici, gennaio, febbraio? Uscirà per l'estate, quindi diciamo, sarà la grande sorpresa, sarà per l'aggiunta di Baby Moira, no? La cantante, cioè voglio dirsi che, vedi, noi ci siamo focalizzati in queste quattro canzoni nel primo disco perché avevamo quattro cartucce da sparare forti. Per il prossimo forse ne faremo sei, che dici Johnny? Hai città perché mi faccio una ripresa, metto la telecamera che ci riprende. Va bene, facciamoci un selfie mentre intervistiamo. Io volevo chiedere però due cose. Una, resto sorpresa che tu lo chiami Johnny Moreno. Ma come si chiama? Non sapevo che tu avessi questo nome, Johnny Moreno. Selfie, cheese. È come Johnny, eh? È come Johnny, anzi adesso lì gira con lo stecchino, già con lo stecchino. Da dove viene Johnny Moreno? No, chiedilo a lui, perché sono Johnny Moreno quando canto, quando suono il clarino sono Benny Moreno. No, chi sono? Moreno Goodman. No, boh. Moreno Goodman, no. Non è mai. Vedi, ho coniato. Non... Moreno Goodman non è mai. Vedi, sono piena di. Rimarrai nella storia perché ora abbiamo appena finito di registrare il disco strumentale, no? Di Moreno Goodman e di Fiorenzo Tassinari, e questo Moreno Goodman diventerà il suo nome. Grazie a te. Grazie Mirko, grazie, sono molto onorata. Noi non le facciamo scappare queste cose. Moreno Goodman è veramente una roba. Ho l'arte in mano. Extra Liscio è partita 2 anni fa, ha già 2 anni Extra Liscio. Diciamo che dal disco è uscito a gennaio, sì, diciamo che prima abbiamo fatto delle prove aperte, prove aperte. Questa vostra esperienza ha avuto riscontro dal pubblico che vi segue? È piaciuta? Avete avuto il successo che vi aspettavate? Allora, in Calabria, dico, non so se è vero, mi hanno detto che in Calabria siamo uno dei gruppi più ascoltati. Non so come mai, perché il liscio, Moreno con liscio non c'era mai andato in Calabria. Invece noi, invece con l'Extra, abbiamo conquistato una regione. La Calabria ama Extra Liscio, stranamente. Oh. Trovi difficile suonare... No, stia scherzando, è vero, è vero. Il nostro obiettivo comunque è diventare il primo gruppo del Liechtenstein. Perfetto così.
È difficile per te, che hai una carriera di 40 anni alle spalle solo di liscio, realizzare canzoni, musiche di un altro taglio, con altre contaminazioni? Ma è divertente, appassionante, e poi l'unica cosa difficile è stare vicino a lui, perché lui è anche diventato un testimonial della Marlboro Country, è un attore. Questa è la foto del catalogo Marlboro Country, quindi cartelloni. Questa è la frase di alla fermata, vedi? Sono solo alla fermata, forse voglio arrotolare senza freni e mani in tasca fino qua. Alla fermata, extra liscio. Romagna e San Svese, sei sempre nel mio cuore.